Che cosa si aspetta il Comune di Volla dal piano strategico metropolitano? Innanzitutto buongiorno, il Comune di Volla si aspetta tanto da questo piano strategico, anche perché ci permetterà la realizzazione di varie opere che allo Stato l'ente non potrebbe realizzare, per cui è una cosa positiva e che deve essere comunque portata avanti nel migliore dei modi, in modo tale da poter dare una risposta anche alla cittadinanza per tutte quelle opere che magari oggi noi da soli non riusciremmo a realizzare. La città metropolitana sta mettendo in campo una strategia condivisa per la redazione del piano, ma in che modo l'amministrazione comunale di Volla ritiene di poter offrire il suo contributo alla stesura? Per quanto riguarda, condivido questa condivisione, chiedo scusa per la tautologia, però è una cosa giusta, è un modo per interfacciarci un pochettino con tutti gli altri comuni e con l'ente superiore quale città metropolitana, in modo tale da poter avere una linea comune ed offrire servizi, diciamo, anche in rete con altri comuni, e perché poi le esigenze sono un pochettino uguali per tutti, per cui io la vedo una cosa positiva, quindi massimo contributo a questa iniziativa introdotta da Città Metropolitana. Ci saranno tanti progetti, l'amministrazione di Volla ha individuato uno o due obiettivi da raggiungere attraverso il piano strategico? L'amministrazione comunale di Volla ha individuato alcuni progetti, ne abbiamo diversi, ma in modo particolare si soffermerà per quanto riguarda la riqualificazione di strade, pubblica illuminazione e comunque anche parchi, ville, cerchiamo un attimo di vedere poi fin dove ci possiamo spingere.